Ragazzi, ma sapete come tirare un approccio basso, medio e alto? Andiamo a vedere! Ciao, sono Paolo Battistini di Golf Project. Se ti piace il video, metti mi piace e lascia un commento. E ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanella per le notifiche per non perderti neanche un video. Ragazzi, facile facile, oggi vediamo come fare un approccio di tre altezze diverse. Perché vi capita quando siete vicino al green di dover fare una palla che parte bassa e magari rotola un pochettino, una palla media perché magari non avete davanti grandi ostacoli e poi può rotolare un po', e poi magari avete bisogno di un colpo più alto per atterrare e fermare la palla direttamente. Perché molti di voi mi dicono: sai Paolo, io non ho il 52, il 56, il 60, quindi no, non avete tutti gli attrezzi che si possono avere, e vi capisco, perché all'inizio è inutile investire in troppi bastoni. Magari avete il vostro Sand e basta, quindi potete farlo anche con un bastone solo. Adesso andiamo a vedere il posizionamento. Allora, voi avete il vostro Sand, il vostro bastone, che ovviamente ha un'inclinazione, ok? Quindi cambiando la posizione della pallina, noi cosa cambieremo? Cambieremo l'inclinazione con cui mettiamo in contatto la faccia del bastone con la palla. Quindi, vogliamo una palla bassa, metteremo la palla sul piede destro, ok? Quindi le mani di conseguenza saranno molto avanzate e quello che ne scaturirà è un colpo che parte più basso con una zolla decisa. Il secondo colpo, quello medio, la palla sarà in mezzo ai piedi, le mani saranno sempre leggermente avanti, quindi avrò un pochino più di loft del bastone e la palla si alzerà di più. Quello più estremo è mettendo la palla sulla sinistra, perché a quel punto lì le mani arriveranno all'altezza della faccia del bastone, avrò il mio massimo loft e la mia palla si alzerà il più possibile. Qui il rischio è di fare meno zolla, quindi ricordatevi, più la palla sta a destra, più il bastone arriva verticale e c'è il rischio di fare zolla, più la palla sta a sinistra, più rischio di aver toccato prima o toccato l'erba prima e riandare in salita. Quindi, cosa avrò oggi? Avrò davanti questa piccola torre che ci farà vedere se la pallina è partita giusta oppure no. Quindi partiamo dalla prima, palla bassa, ok? Quindi metto la mia palla estremamente a destra, le mani estremamente in avanti, e ho fatto un colpo abbastanza basso. Io in questo momento sto usando un 60 gradi, quindi direi che la traiettoria è stata abbastanza tesa, la palla è partita, e poi quello che mi aspetto è che nel green batta 2-3 volte prima di arrestarsi la sua corsa. Seconda palla, farò una palla un pochino più alta, quindi la metterò in mezzo ai piedi, una posizione più standard che magari si utilizza di più se avete tutti i wedge. Palla in mezzo ai piedi e vado. Quindi ho avuto leggermente più altezza di volo, un colpo un pochino più morbido, quindi mi aspetto che si fermi prima. Terza palla, la più difficile, perché se il terreno sotto non è perfetto è quella più difficile da eseguire. Qui oggi per esempio il tappetino è abbastanza duro, quindi è difficile fare una altezza completa, però ci proviamo. Mettiamo la palla estremamente a sinistra. Yes! E la palla è partita più alta. Quindi ragazzi, questa è la cosa importante. Se avete solo un wedge, se avete solo un sand e quindi dovete fare tre traiettorie diverse, dovete fare tre tipologie di colpo diverso, utilizzate lo spostamento di palla. Mi raccomando ragazzi, scrivete qui sotto i vostri commenti, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere la campanella, attivare la campanella per ricevere la notifica quando uscirà un nuovo video. Ciao a tutti!